Benvenuti amici Vapers, benvenuti canale YouTube Lisvapo e io sono Mr. Ninno Tatta, trattino basso TNT. Andiamo a parlare di un prodotto nuovissimo, un liquido che ricorda un dolce tradizionale del nostro sud, esattamente della Puglia, delle terre del Salento, e sto parlando del pasticciotto. Questo liquid, informato con una Gorilla Chubby da 60 ml, sarà venduto con 20 ml di glicole in aroma doppia concentrazione, dove sarà aggiunta una boccettina di glicerina 30 ml per arrivare ad un contenuto finale di 50 ml. Oh, arrivati a questo punto, ragazzi, le soluzioni sono tre. Agitate e lasciate riposare per almeno 48 ore. Liquido 50 ml a zero, buonissimo. Seconda soluzione, se siete in un negozio fisico, potete acquistare una basetta di nicotina, ovvero un booster nicotina 18 su base 70-30, portare il liquido a 60 ml, agitare e far riposare. Se fate l'acquisto invece, miei cari amici, online, finalmente potete acquistare le nuove basettine in acqua. Io ne ho una prodotta da Lop, se non sbaglio, dove predisposta sui 50 ml, inserendo questa basettina, porterà 50 più 3 ml, quindi 53 ml di prodotto a nicotina 3. Agitate e anche qui fate riposare. Una volta passati, ragazzi, questi 48 ore, questi due giorni, potete assaporare e deliziarvi di questo liquido. Sto parlando dell'Usolè. Allora, ragazzi, l'Usolè è l'emulazione di un dolce tipico tradizionale del Salento, ovvero il pasticciotto, un classico dolce da forno. Il pasticciotto è una pasta frolla profumatissima, con dentro della ottima e buonissima crema pasticcera. Oh, ci sono delle varianti, perché mi sono informato, ci può essere anche una variante con la presenza di amarene. Benissimo, in questo caso stiamo parlando del classico dolce tradizionale. Io l'ho fatto maturare, ragazzi, anche più di 48 ore e vi posso dire che è un liquido delizioso. Prova degustativa, il mio è a zero. Si percepisce, perlomeno a mio avviso, la crema pasticcera con forse una punta di limone. Questo limone va quindi a conferire insieme alla crema pasticcera questa sua presenza, dando così magari un profumo, perché generalmente nelle creme pasticcere una punta di limone, a seconda delle varie ricette, ci sta. Andiamo a bagnare il mio atomizzatore. Sto usando un Weber a Caston con sopra un Gun 1,5. La mia resistenza finale si aggira su uno 0,15 ohm, quindi non andrò a scaldare prettamente troppo questo liquid. Però, sin dalla prima svapata, si percepisce la dolcezza della pasta frolla. Si sente bene la presenza dell'interno della cremosità che viene data da questa crema pasticcera. E forse sarà il Gun che dà questa esplosione di sapori, che mi fa percepire in lontananza, quindi veramente molto ma molto delicata, questa leggera presenza di limone. O forse, come nelle vere ricette, la scorza di limone, quindi una parte grattugiata in tutto l'impasto. Profumatissimo, delicato e delizioso. Il sapore non è assolutamente invadente. Si sente sulla parte del pasticciotto, quindi come il classico dolce da forno tirato fuori e mangiato caldo. Quindi emana tutti i profumi di quando state in casa e di quando una nonna vi prepara un dolce o una torta. Un bilanciamento tra questi aromi che reputo veramente perfetto. Allora, il prodotto è di Salento Spastri, ovvero è stato commissionato da TSM Svapo, da Iron Vapor,
Per questo Iron Vepre ha solo esclusivamente prodotto il liquido. La vendita sarà eccezionalmente solo di TSM Svapo. Per questo l'acquisto di questo e-liquid lo potete trovare presso il suo shop. Io in descrizione lascerò il link dove potete andare a visionare questo prodotto insieme a tanti altri. Io continuo a svaparlo senza problemi perché è dolce, delizioso, profumato. C'è anche una parte zuccherina che si percepisce molto bene, che probabilmente fa parte della pasta frolla. Quindi ad ogni svapata si percorre la tradizione del Salento con questo dolce tradizionale. Ragazzi, io ve lo dico, è veramente buono e delizioso. A me sta piacendo tanto, tant'è vero che rischiavo di non fare la recensione perché stavo terminando il mio prodotto. Una svapata tira l'altra. Dopo aver effettuato la vaporizzazione, in bocca ti rimane una presenza dolce ma gradevole, ed in più in un ambiente, in una stanza chiusa, emana un odore così gradevole che persino la tua donna, che magari non svapa, finalmente ti dice: oh, hai trovato un liquido che a me non dà fastidio, perché generalmente c'ho la mia donna che ogni volta che svapo un liquido non gli piace l'odore. Questa volta credeva che mi ero messo ai fornelli e gli avevo fatto una torta. Poi ci è rimasta male quando gli ho detto che praticamente era un liquido. Quindi i miei complimenti vanno a TSM Svapo per questo prodotto e i miei complimenti vanno anche ad Iron Vapor per la realizzazione di queste liquid. Ricordo, si chiama Lusolé. Ragazzi, concludo il video con questa svapata. Benissimo amici, lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate il video se vi è piaciuto, se conoscete il prodotto, se avete intenzione di acquistarlo. Io vi ho detto come, adesso sta a voi. Seguitemi tramite la mia pagina Facebook che si chiama Holly Svapo, mi trovate anche su Instagram, basta fare una ricerca chiaramente Holly Svapo. Vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo alla mia prossima recensione. Saluto a tutti quanti, ciao Mr. Ninno!